Simone, appena tornato al campo base, come stai? No, sto bene, sto bene. Oggi sono andato dal campo 2 fino a 6600 metri, 100-150 metri sotto il campo 3, e poi ho deciso di rientrare direttamente fino qui al campo base, quindi facendo anche 3000 metri di dislivello in discesa, portando giù il massimo che riuscivo a caricarmi nello zaino e prendere anche tutto fuori come se fosse un albero di Natale. La giornata è iniziata non molto bene perché ieri quando siamo arrivati a campo 2 io e David, il nostro obiettivo era di arrivare a campo 3 direttamente, ma ieri il vento era più forte del previsto e abbiamo parlato con Tomek, il polacco, a campo 3 ci ha detto che sembrava che la tenda volasse via e quindi era impossibile riuscire ad andare in su. E quindi io e David ci siamo trovati a campo 2 senza niente, senza né sacchi a pelo né materassino, nulla. E allora l'ho preso io la decisione e gli ho detto: senti David, tu vai più su perché 150 metri più in alto, 300 metri più in alto di campo 2 c'è una tendina dei polacchi dove c'era dentro un materassino, un sacco a pelo, il fornello. Quindi ho detto: almeno uno dorme come Dio comanda, mangia e si riposa. Io sto qui dentro questa grotta di ghiaccio e faccio un bivacco. Ho dormito senza materassina, senza niente, mi sono buttato per terra. Ovviamente non è che fa caldissimo qui perché siamo d'inverno a 6000 metri, è stato un bivacco, insomma, abbastanza tosto. E ho dormito, però il problema è che con me c'erano anche due polacchi, che poi alla fine mi hanno dato anche una sorta di sacco a pelo, ma mi sembrava più una copertina da mettersi su quando si è sul divano e guarda la televisione. Quindi non è che ha assortito tanto la funzione di scaldarmi. Mi sono massaggiato i piedi tutta notte. Il problema è che i polacchi loro cucinano tutto nello stesso pentolino da 2 mesi senza mai lavarlo. E quindi sapeva di salame, perché ha fatto anche brustolire del salame, sapeva un po' di riso, sapeva di porridge, sapeva di quei cibi liofilizzati, e lì mi hanno preparato anche il tè da bere. E io, come ho cominciato a berlo di notte, sono stato male, ho vomitato 3 volte tutta notte. Quindi stamattina mi sono alzato, insomma, non nel massimo della forma, dormire sdraiato per terra, 6000 metri d'inverno, e vomitare 3 volte, insomma, non è che stavo benissimo. Non ho detto niente qui a Emilio, al campo base, per non fargli preoccupare. Speravo di riprendermi un po', infatti sono andato in 2 ore fino alla tendina dove aveva dormito David, che era già partito. Io gli avevo anche lasciato la mia radio, in modo che tutti avessero uno strumento per comunicare. Io avevo il telefono satellitare, chiamavo Emilio al campo base, e lui parlava con David, quindi c'era una sorta di triangolazione nelle comunicazioni. Però insomma non mi sentivo al 100%, anche se sono andato in 2 ore a questa tendina e il polacco che mi seguiva, che diceva che stava da Dio, ce ne ha impiegate 5, però non, insomma, avevamo dei parametri, dei concetti un po' diversi probabilmente sul benessere fisico in quota. Allora sono arrivato lì. Ho parlato con Emilio, ho detto che sarei riuscito ad andare fino a campo 3, ma non più sopra, come avevamo noi preventivato di andare quel giorno, oggi, di andare fino al campo 4. E allora sono andato ancora più su, sono andato fino alla fine delle corde fisse dove avevo un deposito di materiale. E lì ho parlato ancora in triangolazione con David, che aveva preso tutto il nostro campo 3 e lo stava portando più su come era da programma iniziale. E io gli ho detto che fino a campo 3 sarei arrivato, ma più sopra. No, perché insomma oggi non era una giornata in cui ero al 100% per i motivi che ho detto prima. E allora gli ho detto: senti David, io non voglio che tu aspetti me. Siccome lui aveva fatto questo lavoro di portare le robe più sopra insieme al polacco che era già da un giorno a campo 3, ho detto: vabbè, giocatevela voi, insomma, lo spirito di squadra è anche questo. Visto che ci sono solo 2 giorni di bel tempo, se aspettate me ce ne giochiamo già uno. E non è intelligente. È chiaro che a me giravano le scatole, perché insomma la mia barba d'inverno è un progetto a cui tengo da parecchio. Però adesso loro sono su a 6 e 9, quindi non sono riusciti ad arrivare in alto come volevano, e quindi adesso bisogna vedere cosa riescono a fare, perché c'è ancora tanto, ci sono ancora 1200 metri e c'è anche da attraversare sulla parete di Amiga. Quindi pensi che ce la possano fare domani? No, domani no. Domani assolutamente no, ho anche parlato con David adesso finalmente da campo base, gli parlo con la walkie-talkie. E mi ha detto che domani sicuramente non provano.
Sono solo 2 giorni, sabato e domenica, perché lunedì sembra che torni già il vento prima del previsto, fino a 85 all'ora. E quindi ha solo 2 giorni, a maggior ragione se li avessi forzati a aspettare me, sì, sarebbe stata magari una richiesta un po' egoistica, ma non sarebbe stata la più intelligente. E quindi io ho deciso di prendere e portare giù tutto e sono andato al campo base e vediamo cosa riescono a fare domani, perché il polacco Tomek è particolarmente lento e quindi è tutto David che deve fare la traccia. E quindi adesso è un po' anche lui un po' in dubbio, vediamo un po', è ancora tutto aperto. Di sicuro domani non possono andare in cima, perché non c'è mai stato nessuno nella storia su questa via che ha fatto dalla cresta alla vetta e ritorno in un giorno. Loro sono addirittura molto più sotto, 200 metri più sotto, e quindi a maggior ragione domani non riuscirebbero a farlo. E vediamo un po' cosa decidono, insomma. Se per caso David non dovesse farcela, sarebbe, diciamo, l'addio per quest'anno alla Naga Parbat in invernale? Sì, ah, sì, perché adesso tornare giù, anche riposare e poi ripartire, prenderebbe altri giorni e poi, insomma, adesso sono già più di 2 mesi che siamo qua. Mi piace anche accettare le evidenze, questo è un inverno balordo e penso che sia stato non solo qui, ma anche sulle Alpi, mi sembra, perlomeno dalla nostra parte, che ne ha fatti tutti i colori. Qui non è stato così cattivo con le precipitazioni nevose, però insomma, adesso ho perso il conto di quante volte siamo andati su e giù e basta, adesso di sicuro quando scende impacchettiamo tutto e veniamo a casa. Io devo essere sincero, io spero che impacchettiamo tutto e veniamo a casa con la vetta, spero che David ce la faccia. Non so quanto riesce a dargli una mano Tomek, perché lì è importante veramente la suddivisione del lavoro, come abbiamo sempre fatto io e David, cioè far la traccia, darsi il cambio, così. Io purtroppo questa notte all'addiaccio, io non sono Rambo, però non so quante persone se vomitano 3 volte e dormono sdraiate per terra 6.000 metri in inverno, si alzano la mattina a zilli senza accusare nulla. Io non sono una macchina, anche io ho accusato, poi mi sono anche un po' ripreso durante il giorno, però sarei riuscito ad andare veramente fino al campo 3. Io quindi spero che capiti qualcosa di buono. La cosa cui tengo sempre è che ognuno porti a casa lo zaino con le sue spalle, con le sue gambe, qui non deve capitare mai niente. Sei molto arrabbiato, deluso, perché dopo 2 mesi di tante fatiche, tante cose, quasi per una banalità perdi la possibilità di arrivare, di tentarlo almeno un'altra volta. No, guarda, può sembrare un paradosso, però veramente se sono bravo a scalare montagne, sono veramente bravo anche a incassare gli epiloghi fisiologici di un'alternanza. Alcune volte va bene, alcune volte va male, questa è andata male, ma se io penso cosa devo fare ancora adesso, ho tante, tante di quelle cose belle, eccitanti e motivanti, e poi se non salgo quest'anno Naga Parbat è ancora qui, l'anno prossimo stacco ancora il biglietto e si riparte. No, non sono uno che si lagna, perché sai, queste scalate qui non è che siano ordinarie, è come quando uno vuole andare in una gara di atletica leggera e tentare il record del mondo, non è che ti riesce sempre, ok? Ci sono delle tappe che prendono anche mesi, anni, che ti preparano al giorno in cui riesci ad acciuffarlo. Io ne ho già fatte 3 di invernali, quindi in teoria avrei dovuto stare a casa e essere contento, visto che nessuno l'ha mai fatte 3 in completo invernale. Però il Naga Parbat mi piace. Ripeto, io spero ancora che questa mia scelta di non obbligare David ad aspettarmi serva per prendere la vetta. Per me sarebbe bellissimo, perché il valore dello spirito di squadra è un valore importante in cui credo parecchio. E quindi, insomma, non è che sono prime donne, io devo arrivare in cima, tu no, e così via. Qui siamo una spedizione tutti assieme e se andiamo a casa con la vetta abbiamo toccato il cielo con un dito. Se non lo riusciamo, ci torniamo.